L'attualità politica italiana, il maltempo, l'impegno dei media cattolici, questi alcuni degli argomenti degli editoriali dei giornali aderenti alla FISC, Federazione Italiana Settimanali Cattolici, in uscita in questi giorni. Politica italiana, la strada della confusione e dell'insulto, scrive Bruno Cappato, direttore della settimana Diocesi Adria Rovigo, non porta da nessuna parte. Forse, osserva Luciano Azzolini, editorialista di Vita Trentina, diocesi di Trento, sarebbe utile cambiare parola d'ordine, da vincere a convincere. Nel maltempo scrive Notizie, diocesi di Carpi, con la testimonianza di una famiglia che ha vissuto anche il dramma del terremoto. Ancora una volta siamo travolti dal bene più che dalla piena. Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del Popolo, diocesi di Padova, invita a non illudersi, perché mentre siamo immersi nell'emergenza di oggi, una nuova alluvione è già alle porte col suo carico di tragedie. Riflessioni sui media cattolici. Secondo Francesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate, diocesi Cesena-Sarsina, spetta il compito di osare per incidere di più, senza paure di un domani che si presenta pieno di incognite. Sull'Araldo Abruzzese, diocesi Teramo Atri, il vescovo Seccia spiega il ruolo del settimanale, essere autentici, propositivi, in una prospettiva di condivisione ma anche di critica responsabile. Infine, spazio al convegno nazionale di pastorale giovanile organizzato dalla CEI a Genova dal 10 al 13 febbraio. Ai partecipanti si rivolge il cittadino con il messaggio di benvenuto di Monsignor Nicolò Anselmi.